non si fermano le avventure dei naufraghi all'Isola dei Famosi. Stasera 20 febbraio è attesa una nuova messa in onda, che determinerà il quinto eliminato. Circola voce che a lasciare il reality sarà Marco Maddaloni. Si tratta di una notizia spiazzante poiché Giorgia Venturini aveva praticamente supplicato il pubblico da casa di votarla. La ragazza, infatti, durante un confessionale ha ammesso di non stare bene e che vorrebbe lasciare l'isola. Intanto vi annunciamo che stasera assisteremo ad un nuovo approdo, di chi si tratta? Continua a leggere. Anticipazioni l'Isola dei Famosi 2019.L Anticipazioni dell'Isola dei Famosi del 20 febbraio svelano un nuovo approdo. A sbarcare sulle cristalline spiagge honduregne sarà Karin, la moglie di Riccardo Fogli. Da alcuni giorni non si parla d'altro che di alcuni presunti tradimenti da parte della donna verso l'ex cantante dei Pooh. Per questo motivo la bella e giovane Karin ha chiesto alla redazione del reality di poter incontrare suo marito. Il confronto darà dei buoni esiti o moglie e marito si ritroveranno nel bel mezzo di una crisi coniugale. Nella puntata che andremo a vedere si approfondirà anche quanto accaduto in questa settimana. Si parlerà in particolar modo dei due nuovi amori che sembrano essere sbocciati all'interno del gioco. Da Soei leggerà Maya Saari, Albina e Jezzal, ci sarà da divertirsi. Punto eliminato l'Isola dei Famosi. Scopriremo anche chi sarà il quinto eliminato dell'Isola dei Famosi che purtroppo dovrà abbandonare il reality di Canale 5 e fare rientro in Italia. Ricordiamo che al televoto ci sono Marco Maddaloni, Giorgia Venturini e Luca Vismara e, secondo i sondaggi, si prevede che a lasciare i compagni d'avventura sarà l'ex leader Maddaloni. In serata non mancheranno giochi, sfide, confronti e nuove nomination. Gli ascolti TV dell'isola sembrano essere in netta risalita. Dopo un crollo drammatico, nella scorsa puntata lo share è lievitato, seppur di poco, al 17,3%, superando la partita in onda su Rai 1. Ma questa sera Alessia Marcuzzi dovrà vedersela con la difficile concorrenza di Atletico Madrid-Juventus, partita valida per gli ottavi di Champions League. Chi avrà la meglio?